Check. 17-1 seconda. Sarà una serie televisiva di genere poliziesco tutta made in Fano. Il commissario Moretta, titolo della serie, sarà infatti ambientata in città, con puntate lungo la ballata del fiume Metauro nel Monte Feltro. È un progetto che è nato con Harry, con cui collaboriamo da ormai da qualche anno. Abbiamo già lavorato con lui su un thriller che è Il Cubo d'Argenti. Questo era Il Giallo, l'abbiamo pensato insieme. Lui aveva questa idea di fare un giallo ambientato a Fano. E così abbiamo iniziato la stesura di questa storia, pensandola locale, ma pensando allo stesso tempo che potesse dare interesse e visibilità al territorio anche all'esterno. La trama racconta di un commissario, appunto il commissario Moretta, con un passato abbastanza tormentato. Dovrà indagare su qualche suicidio abbastanza insoliti. Ad accompagnarlo nel corso della storia ci saranno anche figure femminili, infatti il sottotitolo di questo episodio si chiama appunto Tre donne e due fanti. Le riprese sono iniziate nei primi giorni di agosto e tuttora proseguono per preparare un film TV composto da 5 episodi da 30 minuti ciascuno, che ha come attore protagonista il fanese Luca Longarini. Vedremo il commissario Moretta, una persona un po' burbera, un po' chiusa, poco incline all'approcciare con le altre persone, che indagherà su questi casi, pensando lui che Fano fosse una cittadina tranquilla in quanto è stato trasferito da Roma. Il cast è composto anche da altri attori scelti nel panorama cittadino della commedia, tra cui anche l'attore Nicola Anselmi nel ruolo dell'ispettore Remo Marchesini. Il mio personaggio è Remo Marchesini, ispettore di polizia e, come dire, un po' il vice di Moretta, un po' il braccio destro, ed è quello un po' più, come dire, comprensibile nei confronti di questo commissario, un po' dai tratti, dal carattere qualche volta poco malleabile, diciamo, ecco. Però cerco sempre in qualche maniera di andare d'accordo e cercare sempre di abbassare un pochettino i toni, ecco, un po' quello di Moretta, un po' il carattere particolare. Il mio poi cerca un pochettino di andargli incontro, di trovare la giusta soluzione, la giusta situazione. La serie televisiva diretta dalla regista Henry Secchiaroli sarà trasmessa prossimamente sul canale 17 di Fano TV e, a differenza delle passate edizioni, questa serie sarà una sperimentazione di un nuovo genere, di una storia scritta e girata in italiano e non in dialetto.